Questa è la Lucania. Mamma mia. Salve a tutti gli amici delle Sagre. Oggi sono in Basilicata e precisamente a Melfi. Pensate un po', una cittadina di 18.000 persone in provincia di Potenza, famosa per la Sagra della Varola. Voi vi chiederete che cos'è Savarola, mi raccomando, non fate lo stesso errore che ho fatto io nel 2019, la prima volta che ho detto ma è la castagna, non è la castagna. Però questo ve lo farò dire direttamente dal decano della Prologo di Melfi, Vincenzo Lamorte, che ovviamente ci accompagnerà in questo tour per assaggiare tutte le prelibatezze lucane. E non ci resta che partire. Ah, non mi vedete nel paese ancora, perché appena ho visto questa cantina ho detto no, l'intro lo dobbiamo fare qui. E quindi ringrazio la cantina Amore Lucano per avermi dato la possibilità e noi ci vediamo tra poco. Allora, i ragazzi mi hanno chiesto di assaggiare le pettole, che è una sorta di pasta cresciuta, ovviamente all'interno c'è anche qualche patata fritta, e sopra, visto che già era leggero, ci aggiungono burrata, pistacchio e mortadella. Lo faccio solo per voi, eh. Una goduria, veramente. Vabbè, io finisco di mangiare ovviamente, ci vediamo dopo. Amore Lucano mi ha incuriosito perché c'era scritto snack di peperoni cruschi. Praticamente hanno creato questa sorta di scatoline con dentro i peperoni cruschi che tu le mangi tipo chips, classeggiando per la Sagra o da un'altra parte. Croccantissimo, buonissimo, dolce. Ma quante se ne inventano! Ma io ne volevo un poco, non intera, però cioè, esagerato sempre qua, eh. Meno male che sono dimagrito un po', perché sennò facevo questa fine qua io. Ovviamente avevo detto un poco, mi hanno riempito due piatti. La porchetta è sempre la porchetta comunque, ci assaggiamo anche due rosticini di pecora e il bicchiere di vino ovviamente. Arrosticino di pecora. Mamma mia, quello di pecora ha sempre un altro sapore, buonissimo. Adesso facciamo un brindisi e continuiamo la nostra passeggiata. Salute, salute a tutti e grazie a Raffaele. Grazie a voi. Grazie a voi. Sono con il presidente bufano della Prologo di Melfi. Presidente, perché è diventata così famosa dopo tutti questi anni, questa Sagra? Guarda, noi parto dalla fine. Noi abbiamo ottenuto un premio nel 2019, un premio dal Senato. Abbiamo avuto un premio che rappresenta la Sagra di qualità di questa manifestazione, che è la Sagra della Varola. E tenga conto che questo significa premiare prima di tutto il frutto, in seconda battuta l'organizzazione, e io penso che poi il tutto è il risultato del successo, è determinato dalla presenza continua e costante di tanti
amici della Basilicata, della Puglia, della Calabria, dell'Avellinese, della zona di Campobasso. Quindi abbiamo un po' in 6 regioni, come dire, un'attenzione tale che la domenica qua si cammina in un circuito a senso unico. E allora noi ringraziamo il presidente Bufano e noi ovviamente dobbiamo assaggiare anche qualche castagna arrostita sulla Barola. Esatto, esatto. Le ragazze adesso mi stanno facendo assaggiare sempre le pettole come prima, ma con la crema di castagne. Grazie. Assaggiamola però per vedere anche la differenza con l'altra. Diciamo che questa pettola, come te la mangi mangi, è sempre buona. Gustosa, bella, fritta così è. Anche con la crema di castagne che è dolce e salato, buona. Adesso continuiamo. Cosa ci fai assaggiare? Ti faccio assaggiare il filettino di baccalà accompagnato con dei peperoni crusti. Lucana Art Food. L'ho conosciuti 3 anni fa qui a Melfi. Mi hanno fatto assaggiare il baccalà fritto con i peperoni crusti. Lo riassaggio per vedere se è cambiato, ovviamente sarà migliorato dopo 3 anni ancora di più. Buonissimo. Adesso però la prova più importante, il peperone crusto deve crocchiare, cioè deve essere croccante. Prova superata per l'ennesima volta. Complimenti ragazzi. Io da passeggio e me lo finisco. A dopo. Olio extravergine di oliva Puglia. Corriamo l'aria la stanotte. Bello quel retrogusto amaro dopo che lo ingoi, buonissimo. Anche leggero. Birrificio del Vulture, birra la castagna. E la cosa che mi piace è venire in queste sagre e oltre al vino ci sono anche le birre artigianali, mi piace. Leggera, il retrogusto si sente della castagna, che non è per niente forte. Buona, si fa bere. Ovviamente mi tocca berla con garuzza. Sono con la Proloco di Barile, mi hanno detto vuoi assaggiare un panino gourmet. È gourmet, però l'aspetto mi dice altro, cioè è bello, bello pieno, è gourmet dall'aspetto. E si chiama la scuppetta del Vulture, che è come se fosse la scuppetta, cioè il fucile con il colpo in canna. Dentro ve lo dico dopo che c'è, ma adesso lo assaggiamo perché è la cosa più importante. Vai, vai, vai! Così si mangia. Allora, cioè la ciambotta, la polpetta, cacio ricotta, non so più, non siamo fermati, ha un'esplosione di gusto e mi piace perché si sente tutto distintamente ed è una cosa che mi piace. Vabbè, faccio l'ultimo sforzo, poi vi giuro che non lo mangio più.
Fate l'amore, ma assolutamente non fate la dieta, mi raccomando. Cin cin. Mi raccomando, quando venite alle sagre, un consiglio, soprattutto se venite di giorno e restate fino alla sera, portatevi sempre qualcosa, o giubbino o la maglia, perché a sera fa freschetto. Adesso vi porto a mangiare un formaggio di pecora esagerato che ho già assaggiato 3 anni fa, Giuseppe Delligatti. Ragazzi, se è come l'altra volta è qualcosa di eccezionale, venite con me. Allora, adesso sono per me un mito, Giuseppe Delligatti. L'altra volta, se vedete il video del 2019, mi aprì una pezza di formaggio pecorino buonissima, e stasera che ci facevi massaggiare? Diciamo sempre il pecorino. Sempre il pecorino, sempre okay. Ottimo pecorino, almeno spero. Però per adesso, chi non l'ha visto, lo facciamo adesso? Certamente. Mi permetto di tagliarlo? Assolutamente. E voilà, guardate che spettacolo, eh? Ha un odore, ragazzi, ma che ve lo dico a fare, cioè lo dovete venire per forza a provare. Lo dovete assaggiare, è molto piacevole, lo faccio assaggiare. Prego, ragazzi, lì c'è, assaggialo, dai. Assaggiate questo prodotto, dai. Allora, ti riempie la bocca, buonissimo, stagionatura perfetta, comunque non vi smentite mai, comunque almeno spero, no, è il mio lavoro, buonissimo, lavoro. Complimenti veramente. L'anno scorso, anzi 3 anni fa, non l'ho portato a casa, questa sera un pezzo lo devo per forza portare. E io me lo faccio. E adesso andiamo a fianco ad assaggiare mia figlia, mio figlio, mia nuora. Una cosa leggera, caciocavallo fritto. Caciocavallo in pastella. Fritto però. Dietetico sempre. Grazie mille. Il padre in figlio, Lucia e Antonella. Caciocavallo pastellato con peperoni crusti. Viva il colesterolo! Dici non la pastoia! I ragazzi qui del panino matto mi hanno detto: vuoi provare la strazzata? Praticamente pane tipico di Avigliano, e all'interno matto, perché ci mettono caciocavallo, peperone crusco e mortadella di bufala. È a massaggiare per forza. Ovviamente è diverso dal pane classico, però buono. È strazzata perché normalmente si andava a strappare. Melfi, mi è rimangata. Comunque, al di là della sagra della parola, se volete trascorrere una giornata con la famiglia, vi consiglio veramente di venire a visitare Melfi, perché ha tantissime chiese, tantissimi monumenti, il cibo è buonissimo. E poi se volete potete fare anche la mattina ai laghi di Monticchio, il pomeriggio a Melfi, vi fate veramente una giornata bellissima. Questi consigli che do non si pagano, quindi prendeteli. Adesso sono con il vicepresidente, nonché decano della Proloco di Melfi, Vincenzo Lamorte. Caro Vincenzo, perché Sagra della Varola? Allora, a differenza di tutte le sagre, si chiamano Sagra della Castagna, la nostra ha questa tipicità di chiamarsi Sagra della Varola, perché non è la castagna, come dicevi tu all'inizio,
ma è il contenitore dove si viene cotta la castagna, fatto da un recipiente con un braciere sotto che arriva una volta arrivata a temperatura, con una varola gigante sopra, cuoce la castagna in modo omogeneo. E quindi grazie a Vincenzo, che è diventato un mio caro amico che ho conosciuto nel 2019, e noi sta castagna la dobbiamo per forza assaggiare. Allora, per la prima volta vedo che sulle castagne ci mettete il sale, perché? Cioè, è una tipica cosa di Melfi o... Ma gli diamo un po' più di sapore. Ah, di sapore. Sì. Vabbè, allora andiamo a provare sta castagna con il sale. E finalmente assaggiamo questa castagna con il sale. Vabbè, alla fine il sale non è che si sente tanto, perché viene messa sulla parte esterna della castagna, e ovviamente vino paesano. E adesso continuiamo. Ragazzi, adesso qui mi hanno voluto far assaggiare un po' di prodotti tipici e mi hanno dato questo, però non so se lo riesco a dire bene. Umgliaz Mlfatar. Ve lo scrivo che cos'è perché non ve lo saprei dire, però assaggiamolo. È una sorta di polenta con salsiccia, cipolla. Buono. È una bomba. E poi giusto una salsiccetta per gradire. E lui è un altro amico che ho conosciuto a Sant'Angelo dei Lombardi, birra Scavone. Che ci vai assaggiare? Una bionda 4 gradi 8. Una bionda 4 gradi 8. E allora pensiamo. Mamma si muore ad una santissima, e mamma si muore ad una santissima, mamma d'amore ad un suo, mamma d'amore ad un suo, mamma da quante che andrà su palazzo, grazie da quante che andrà su palazzo, anche lo solo ce lo lascia, anche lo solo ce lo lascia. E adesso andiamo da un altro amico a fianco, sempre di Sant'Angelo dei Lombardi, con un po' di formaggio e salame. Un saluto dalla Lucania e da Melfi, da un amico di Pignola. Di Pignola. Manca il fratello però. Senza il fratello. Vabbè, tu non è davanti alla telecamera. Allora, una cosa carina che non ho trovato in tutte le sagre è il QR code, perché tu una volta scansionato, in questo caso specifico, vai sul sito internet melfieventi.it e da qui puoi visualizzare l'evento, in questo caso quello della varola, la mappa per arrivarci, la viabilità, il menù e tutte le altre escursioni che puoi fare anche intorno alla città di Melfi e gli eventi futuri. Questa è una cosa che dovrebbero avere tutte le sagre. Quindi complimenti a Melfi. Allora, me ne stavo andando e ho incontrato un altro amico che ho conosciuto a Cogliano, Iannel. Che ci fai assaggiare? La coralina con l'ardo tagliato a mano. Allora, è una vera specialità. Lo so. Però tu, ci siamo conosciuti a Cogliano, però vieni dall'Irpinia. Sì, infatti mo ti aspetto a Bagnoli e a Montella. Ah. E mi raccomando, una promessa fatta davanti alle telecamere, una tua maglietta. Va bene, va bene. Sarei accontentato. Poi facciamo a cambio merce. Va bene. Ti pago non in moneta, però con i prodotti. Ma in salata. E anche perché la già mangia pure, o no? E terminiamo il mio viaggio qui in Lucania, a Melfi. Che dire, bellissima. Sagra bellissima, con tante persone che sono diventate ormai tanti amici,
ringrazio tutte le persone che mi hanno accolto in una maniera incredibile, ci ritornerò sicuramente, ma adesso io chiudo il video e ci rivediamo al prossimo evento barra sagra. Alla prossima!